lui ha vinto in un'altra maniera, ha vinto anche uno scudetto, ma ha vinto in un'altra maniera, facendo reagire così, unendo una città che di solito si disunisce e si divide per tutto. Lui li ha uniti, non c'è uno che può parlare in maniera diversa da come hanno fatto questi ragazzi qui. Una città che di solito si disunisce per tutto, si divide su tutto. Queste le parole di De Rossi. Io l'ho trovata molto calzante, è una visione che va oltre ovviamente lo sport. Io saluto Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, Movimento 5 buonasera, Stelle. Buonasera De Vito. Ecco, che ne pensa di queste parole? È un po' anche la vostra ambizione, poi al di là di come amministrerete in questi anni, voi ovviamente avete l'obiettivo di farlo bene e noi ce lo auguriamo come cittadini, ma c'è anche questo l'obiettivo, di magari ritrovare una città più unita e non divisa su tutti, come ha detto questo giocatore della Roma, De Vito? Sicuramente, sicuramente sì, di tirare su questa città, di migliorarne il livello, di far sì che sia anche una città più accogliente, più vivibile, però è anche una città che ieri ha dimostrato di avere un grande cuore. Io penso che poche città possono offrire lo spettacolo che ha offerto Roma ieri, quindi è anche una città che ha grande sensibilità. Che ne è colto dal punto di vista proprio di amministratore della giornata di ieri? Proprio perché appunto io credo che ci sia qualcosa di più che va un po' oltre la passione calcistica. Ieri veramente c'è una città si è fermata adesso questo, emotivamente, dico una città emotivamente, non è che si è fermata, qualcuno esagera, fa ironia, il lutto cittadino, no, però parliamoci chiaro, è una città che dal punto di vista emozionale ha vissuto appieno l'addio di un simbolo che ha incarnato la città anche a livello internazionale. Lei che riflessione ha fatto al di là dell'aspetto sportivo, David? Proprio questo che lei ha detto, che è una città emotiva, è una città che ha cuore, che quindi a Roma questo è un elemento che conta, che quindi bisogna anche trasmettere, come dire, ai cittadini romani. È importante ragionarci sopra, insomma, questo anche per... Assolutamente sì, io penso che lo spettacolo che ha offerto Roma ieri... Poche città in Italia possono offrire. Ecco, mi sono sentito incoraggiato e orgoglioso di questo, perché poi i romani sanno anche sopportare, diciamo, no? Quindi le situazioni di difficoltà le sanno vivere. Oggettivamente siamo in una fase non brillante della nostra città, quindi è nostra intenzione dare il massimo sforzo, ecco. Senta, a proposito di dare il massimo sforzo, io ho trovato interessanti o comunque rilevanti quello che ha detto Massimiliano Smeriglio poche ore fa, una ventina di ore fa. Massimiliano Smeriglio, ricordiamo, è il vicepresidente della regione Lazio, appartiene politicamente, a quello che si è capito, a campo progressista di Giuliano Pisapia, sta comunque insomma all'opposizione rispetto alla vostra guida politica. Lui dice: guardiamo in faccia la realtà senza nessun j'accuse verso l'attuale amministrazione capitolina. Roma è una città in ginocchio che fatica a gestire l'ordinario e che neanche osa affrontare le sfide straordinarie che investono il proprio futuro. Lo stillicidio di grandi e piccoli problemi che quotidianamente salgono agli onori della cronaca scava come una goccia cinese il tessuto sociale della capitale. Quello che servirebbe è un patto per Roma capitale. Questa è la mia proposta, sospinta esclusivamente dall'amore che nutro per la nostra città. La trovo una speculazione o un appello sincero? No, io la trovo una cosa sensata, sarebbe giusta e doverosa. Purtroppo non abbiamo trovato riscontro nei fatti, sicuramente non le istituzioni superiori, regione e Stato non sono stati proprio, ecco, vicini a questo momento della città. Le penso, posso dirle ad esempio i mille motivi ostativi che sono stati tirati fuori sulla questione del salario accessorio, tanto per dirgliene una, la questione sui fondi per il trasporto locale, dove c'è sempre un continuo contenzioso con la regione. Quindi io mi auguro che questo sia una dichiarazione a cui poi facciano seguito i fatti, altrimenti rimane una mera dichiarazione di principio cui però non fanno seguito fatti né da parte dello Stato né da parte della regione. Noi nel nostro stiamo facendo, perché ricordiamolo sempre ai cittadini, questo era il comune
dove il 90% degli appalti veniva dato in affidamento diretto, dove i bilanci delle società municipalizzate erano fuori controllo, dove il patrimonio continuava a non essere censito. Noi tutto questo lavoro lo stiamo facendo. Il piano di rientro che era stato fatto nel 2014 lo abbiamo eseguito, quindi abbiamo fatto grandi e importanti risparmi di spesa. Le gare ora si cominciano a fare, penso che si inizieranno a vedere anche i risultati. Di contro non vediamo che c'è questa volontà da parte delle istituzioni superiori di aiutare Roma, e ci sembra che al netto delle dichiarazioni che vengono fatte, ripeto, poi sulla nostra città si stia giocando una battaglia politica per dimostrare che la giunta Raggi non è efficace e per giocarsela chiaramente in chiave nazionale. Questo invece non è assolutamente vero, perché ripeto, rispetto alle precedenti amministrazioni stiamo con fatica facendo dei passi in avanti sulle macerie che c'erano state lasciate, sul debito di 13 miliardi e via discorrendo. È chiaro che sono questioni che non si rimettono a posto dall'oggi al domani, e su questo servirebbe una collaborazione ad oggi millantata con qualche dichiarazione ogni tanto, a cui però non fanno seguito i fatti concreti. Questa mancata collaborazione comporta anche dei ritardi nell'attuazione delle vostre strategie, De Vito? Beh, sicuramente non aiuta su tanti temi, non aiuta sul trasporto, non aiuta sui rifiuti. Anche qui si tentano di addossare responsabilità, ma è chiaro che se viene chiusa la discarica di Malagrotta, che continuiamo a portare i rifiuti altrove spendendo 200 euro a tonnellata, ma abbiamo un sistema di impianti che non è in grado di soddisfare le necessità della città e la regione non ci supporta su questo, è chiaro che poi si creano problemi di questo tipo. Quindi ripeto, su questo si sta giocando una battaglia politica. Noi il nostro lo stiamo facendo, abbiamo aumentato il numero dei mezzi, benché le risorse di ATAC non siano floride. Stiamo aumentando i livelli di raccolta differenziata, stiamo facendo le gare per la manutenzione stradale, stiamo facendo risparmi di spesa, abbiamo eseguito il piano di rientro, ora noi abbiamo fatto i compiti, che il governo e la regione vengano incontro senza dichiararlo, ma facendolo. Beh, questo è un punto, insomma, di rimente, di riflessione importante anche per chi ci ascolta, perché ovviamente poi le politiche locali si mettono in piedi anche attraverso dei meccanismi collaborativi, no? Tra regione. Assolutamente sì. Tra regione e comune. L'interesse dei cittadini, appunto, deve essere la regione e il faro comune. Sì, no, è chiaro che la politica poi si porta dietro anche altre cose, appunto, le strategie, le questioni di... Sicuramente, però non si dovrebbe elettorali. Fare strategia sull'interesse dei cittadini per motivi elettorali e sui grossi problemi che questa città ha, tentando di addebitarli ad un'amministrazione che è entrata da qualche mese, che sta pian piano razionalizzando problemi e questioni che oggettivamente nascono 20 anni fa e vivono il malgoverno di questi ultimi 20 anni. Senta, che ne pensa di questo che viene posto sotto i riflettori, la fuga delle aziende da Roma, Mediaset, Sky, ho letto anche della Esso, quasi a responsabilizzare la città e la capitale di un disastro economico che porta alla fuga, appunto, delle aziende, Sky, Mediaset, Esso, e poi anche Eni sembra voler lasciare la città. Poi viene citato il caso di Almaviva, io sto parlando ad esempio di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, che oggi parla proprio della fuga delle aziende da Roma. Che valutazione ne dà, De Vito? Sicuramente è un fatto che viviamo con grande preoccupazione. È chiaro che su questo non abbiamo una competenza diretta. Il Comune di Roma non può salvare Sky o avere degli strumenti al di là di una moral suasion che abbiamo fatto in Consiglio, approvando atti di indirizzo, approvando mozioni. Stesso dicasi per Alitalia. La scorsa settimana abbiamo fatto un Consiglio straordinario in cui abbiamo appunto invitato anche gli esponenti del Comune di Fiumicino, il sindaco Esterino Montino. Penso che poche volte in aula si siano fatte cose di questo tipo, anche facendo intervenire esponenti e rappresentanti dei lavoratori. Facciamo il possibile in base agli strumenti che la legge ci attribuisce, e quindi
in questi consigli abbiamo esercitato il più possibile una moral suasion, è chiaro che non dipende da noi, ma purtroppo ne viviamo le conseguenze negative, quindi sicuramente tutta la preoccupazione e l'attenzione del caso e la collaborazione che invocava Smeriglio dovrebbe riguardare anche questi aspetti. Secondo lei è già visibile al cittadino qualcosa, qualche miglioramento della città, o ci vuole ancora tempo? Ma io non parlo della situazione generale sui rifiuti, sulla mobilità, perché insomma io credo che siamo tutti persone, poi cittadini romani ormai la pazienza ce l'ha, se la portano dietro insieme alla borsa da lavoro ogni giorno. Però è chiaro che dicevamo prima, i cittadini romani sanno anche sopportare. Sanno sopportare, no? Non abusate la loro pazienza, mi raccomando, De Vito, perché poi le risposte, sono feroci. Però per vedere per cominciare a percepire qualcosa, secondo lei, c'è già qualcosa che si può percepire, che magari lei suggerisce di vedere, che noi nella quotidianità, nella fretta di tutti i giorni non vediamo, per esempio? Ma guardi, io prendo i mezzi pubblici tutti i giorni, quindi parlo quotidianamente con i cittadini. Sì. E devo dire che mi dicono che iniziano a vedere dei risultati, ad esempio è chiaro, sappiamo qual è la situazione di Atac, però anche lì abbiamo messo 150 mezzi in più, abbiamo rimesso dei filobus che stavano buttati nei depositi, li abbiamo rimessi in circolazione. Mi dicono che la situazione dei rifiuti in questi giorni è nettamente migliorata, anche sulle strade stiamo facendo un grande lavoro, per esempio consideri che sulle strade noi prima a bilancio, durante l'era Marino, avevamo 21 milioni di euro, che è una cifra assolutamente irrisoria su un bilancio di 5 miliardi. Quello che spendiamo per il mantenimento incredibile dei campi rom, ed anche su questo ci stiamo attivando, andando veramente a ridurre questa spesa, chiamiamola esagerata, ecco. E sulla manutenzione stradale abbiamo messo 80 milioni di euro. È chiaro che bisogna fare le gare, alcune sono andate a regime, noi pubblichiamo quotidianamente sul sito istituzionale, sui nostri profili, i lavori che stiamo facendo. Ecco, i cittadini ci dicono questo, che si inizia a vedere che Roma sta diventando un cantiere aperto, ecco, quindi che si cominciano a vedere i risultati tangibili di questo lavoro. È chiaro che ci vorrà del tempo, ci prendiamo il tempo della consigliatura. È chiaro. Senta, come ultima cosa, lasciandola al suo lavoro, volevo farle una segnalazione proprio da cittadino, ma sulla base purtroppo di un fatto di cronaca estremamente drammatico, che è il rogo del camper di Centocelle. Le notizie ci dicono che adesso ci sono due indagati per la strage, si tratterebbe di due persone che fanno parte sempre della comunità Rom, sono due nomadi, quindi sarebbe stata una sorta di regolamento dei conti, ma adesso lasciamo alla magistratura il compito di indagare e soprattutto trovare i colpevoli. No, io quello che le segnalo, su via Palmiro Togliatti, vicino all'incrocio con la Casilina, proprio nello spartitraffico, si sono accampate delle persone con dei camper, con delle roulotte, cioè la situazione è simile a quella di Centocelle. Adesso io non conosco la loro situazione, non è che le segnalo questo per così indistintamente cacciarli via, no, troviamogli un'altra posizione, un'altra situazione, però quello credo che non sia il posto, proprio per evitare che ci siano altri inconvenienti, incidenti di questo tipo. Sono famiglie con bambini che appartengono credo all'etnia rom anche loro, però sono proprio in un luogo così, accampati, come se fosse un campeggio. Inopportuno, come purtroppo ce ne sono molti altri, esatto, a Roma. L'inopportunità, un po', loro trovano, dove trovano, si mettono. Io adesso, ripeto, non giudico. Andiamo a rimuovere, esatto. Purtroppo il problema si ripropone. E si ripropone da qualche altra parte. Però la prima cosa che io ho pensato è proprio a quello che è accaduto a Centocelle. Adesso non vorrei che poi queste situazioni... Guardi, io penso che noi dobbiamo semplicemente imitare quello che è stato fatto in Europa. È chiaro che questo problema persisterà e deriva dalle soluzioni sbagliate che sono state fatte a partire dall'era Rutelli in poi, e mi riferisco soprattutto ai campi rom, che non hanno risolto il problema, sono stati un problema sociale che ha semplicemente alimentato delinquenza e che soprattutto è costato ai romani tanti soldi, perché noi spendiamo quasi un punto del nostro bilancio
per tenere questi campi rom. Io penso che noi dobbiamo andare progressivamente verso una politica di superamento di questi campi rom, e a breve porteremo questa delibera in giunta. E man mano, è chiaro che sarà un lavoro anche questo che richiederà degli anni, è una situazione che perdura da 20 anni e che non si supera dall'oggi al domani. Dall'oggi al domani non si realizza l'integrazione, ma pensiamo che questa sia l'unica strada possibile, come hanno fatto altri paesi europei, come ha fatto ad esempio la Spagna, che ha risolto questo problema e ha 8 volte il numero dei rom che ci sono in Italia. Quindi sicuramente dobbiamo andare verso questa direzione di superamento dei campi rom, che sono stati una soluzione sbagliata tanto sotto il profilo sociale ma anche sotto il profilo economico. È una vera e propria mangiatoia, e l'indagine Mafia Capitale ce lo insegna. De Vito, la lascio al suo lavoro per la città, intanto le auguro una buona giornata e ringrazio il Presidente dell'Assemblea Capitolina per essere stato qui con noi su Radio Cusano Campus. Grazie Presidente De Vito. Grazie.